Ben ritrovati carissimi amici di GRP, ci troviamo al nostro consueto appuntamento con i consigli del dottor Torchio che saluto. Buongiorno a tutti. Buongiorno a lei, ricordiamo medico chirurgo specializzato in medicina dello sport, omeopata, studioso di medicina naturale, nutrizionista esperto. Ovviamente dottor Torchio e lei distanti per la prevenzione contro il Covid e con le nostre mascherine sempre a portata di mano. Dunque dottor Torchio, con lei oggi vorrei parlare dello stress. Perché lo stress oramai fa parte del nostro quotidiano, no? Ma si manifesta in maniere diverse, è molto soggettiva la manifestazione dello stress, no? E volevo chiederle quindi come possiamo contrastarlo? Certo, allora noi dobbiamo dire che il mondo in 50 anni è cambiato enormemente, quindi siamo andati avanti forse 50, 60 anni, 70 anni girando il dito nel telefono, ora riceviamo mail, messaggi, forse 30, 40, 50, 100, considerando tutti i social, tutti questi stimoli continui, il lavoro, le problematiche, tutto diventato più complicato, più difficile, sono tutti piccoli stimoli di adrenalina a cui il nostro organismo non è abituato, perché l'umanità per abituarsi a questi cambiamenti di vita necessiterebbe tante generazioni, non solo 30, 40, 50 anni. Allora io ti ho fatto uno schema molto preciso di come agisce lo stress. Ok. Perché tutte queste scariche di adrenalina diciamo che vengono arginate nel corpo a diversi strati. Allora la prima stratificazione che assorbe lo stress è la muscolatura. Quindi quando noi siamo sotto stress stringiamo la muscolatura, possiamo digrignare i denti, contrarre la muscolatura per esempio del tratto cervicale, dorsale o lombare. Tutto ciò ovviamente apparentemente sembra innocuo, ma invece col passare del tempo, con gli anni, porta a tutta una serie di problematiche, sciatalgie, cervicalgie, periartrite e via dicendo, che sono poi i dolori che vengono anticipatamente rispetto all'età. E dopo la muscolatura, che quindi assorbe la tensione, il sistema respiratorio ovviamente è estremamente interessato, quindi quando noi siamo sotto stress addirittura invertiamo il respiro, non è più un respiro di pancia, quindi un respiro lento, è un respiro di spalle che si sollevano, che destabilizza molto la mente e facilita anche poi nella cronicità tutta una serie di patologie, tra cui anche le allergie e l'asma. Poi oltre al sistema respiratorio abbiamo il sistema cardiovascolare, quindi aumento della frequenza cardiaca, 7 persone su 10 aumentano la pressione e questo è pericolosissimo perché si diventa poi ipertesi con l'età, con la complicità poi dello stile di vita, il sale, la carne e tutto quello che vogliamo, però comunque lo stress rimane uno dei primi implicati, mentre una minoranza reagisce allo stress in versione yin e versione yang con un calo di pressione. Allora, svenimenti, alcune persone, esatto, svengono, si sentono deboli, anziché cadere nell'insonnia come l'iperteso che sotto stress poi dorme meno, cadono invece nell'ipersonnia e quindi dormono tutto il giorno e diventano anergici, non reagiscono, eccetera, eccetera. Questa è una minoranza, però anche questo tipo di reazione ovviamente crea poi nella persona problematiche e infelicità. Anche il cibo può causare stress. Certamente, ma poi questo del cibo, lo stress influenza in maniera diretta per la mancanza di tempo, l'alimentazione, ma anche le nostre nevrosi possono condizionare fortemente atteggiamenti di bulimia, anoressia, quindi tutti gli aspetti della nostra vita vengono toccati, è detto una cosa molto giusta. Ma poi l'ultima somatizzazione, che è quella che riguarda poi una buona parte delle persone, è anche quella sugli organi. Quindi dopo aver creato rigidità muscolari, variazioni della pressione, del battito, del respiro, via dicendo, noi assorbiamo con gli organi lo stress. Uno degli organi più bersagliati, sappiamo, è lo stomaco, quindi la prima risposta allo stress è la gastrite, i crampi e via dicendo. L'intestino. L'intestino, quindi la colite, poi sappiamo che l'intestino, nella misura in cui si va in colite, condiziona poi tutto il sistema immunitario, quindi abbiamo con la stanchezza dello stress e queste manifestazioni un deficit del sistema immunitario e quindi siamo poi più soggetti a raffreddori, influenze e via dicendo. E comunque gli organi bersagliati possono essere anche il sistema endocrino, quindi tiroide, eccetera, eccetera. Allora, praticamente diamo una risposta perché il tempo stringe e diciamo che la cosa più importante per reagire allo stress è crearsi dei bioritmi quotidiani con lo stile di vita, che vuol dire cercare di avere degli orari per sonno, veglia, curare l'alimentazione, prima cosa, alimentazione quindi corretta,
e di questo abbiamo parlato tanto nelle nostre trasmissioni che troverete, ma soprattutto introdurre attività fisiche è una tecnica di rilassamento. Quindi l'abbinamento di bioritmi corretti, alimentazione corretta, attività fisica e tecnica di rilassamento o yoga, questo diciamo abbinamento è quello vincente che ci permette di resistere allo stress contenendone gli effetti negativi, ma richiede ovviamente un impegno e dobbiamo pensare che questo ci darà molta più energia e tutto il tempo che perdiamo nelle tecniche di rilassamento, nell'attività fisica e tutte queste cose verrà recuperato perché avremo meno cadute di salute e soprattutto avremo un miglior rendimento psicofisico. Dottor Torchio, io la ringrazio per i suoi preziosissimi consigli. A casa vi ricordo che se voleste rivedere una delle nostre puntate basta andare su YouTube e digitare consigli del dottor Torchio più il nome dell'argomento e della patologia al quale siete interessati. Da noi è tutto e vi auguriamo un buon proseguimento di visione.